Il Movimento 5 Stelle parla di infiltrazioni mafiose e corruzione nel comune dell'Aquila. A pagare, sostengono, sono soltanto i cittadini. Nonostante il piano anticorruzione varato dal comune dell'Aquila nel 2013, scrivono, nel capoluogo abruzzese continuano a verificarsi fenomeni corruttivi gravissimi. Tale piano, purtroppo, accusano i pentastellati contro la corruzione, pare non abbia avuto grande fortuna, in quanto i casi di corruzione si continuano ad avvicendare con una regolarità sconcertante e con danni a carico sia dell'amministrazione, ma soprattutto dei cittadini che ormai diventano incalcolabili. Il Movimento 5 Stelle ricostruisce la situazione del Comune dell'Aquila dall'8 gennaio 2014 con le dimissioni del vice sindaco Roberto Riga. Il caso, scrivono, che lo ha visto coinvolto riguarda tangenti per un ammontare di 500.000 euro elargiti a funzionari pubblici che sarebbero state in definitiva nient'altro che la contropartita per l'aggiudicazione di alcuni appalti per la messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma, fra questi Palazzo Carli. Altro caso di presunta corruzione per appalti vari con ben 25 indagati, datato 29 aprile 2015. E riguardante, ricordano, sempre il settore ricostruzione e messa in sicurezza. Questo avrebbe coinvolto un imprenditore aquilano, Walter D'Alessandro, che sarebbe riuscito a convincere il geometra del settore emergenza sisma e ricostruzione dell'Aquila, Antonio Leoncini, attraverso regali vari, quali una vacanza a Tenerife, una Mercedes e una Mini Cooper, sempre a sua disposizione, per favorirlo nell'esecuzione di opere provvisionali di messa in sicurezza di alcuni edifici danneggiati a Coppito. E infine l'ultimo caso di corruzione, ricordano i pentastellati in ordine di tempo, che riguarderebbe uno scandalo di soldi in cambio di favori a una ditta di traslochi. Attrice principale di questa vicenda, una funzionaria del Comune dell'Aquila, Patrizia Del Principe. Nei suoi confronti una misura cautelare interdittiva, con sospensione dal pubblico ufficio, ma le indagini sarebbero ancora in corso. La popolazione aquilana, concludono i 5 Stelle, già provata da terremoto e disgrazie relative, vuole una città pulita dalla malavita e dalle mafie, nonché immune da qualsiasi forma di clientelismo, favoritismo e corruzione. Solo così l'Aquila potrà finalmente risorgere e ricominciare a volare.